solamente e semplicemente nella parte quadra di questo specchio sotto abbiamo la raffigurazione di un volto, un bellissimo volto, e si è pensato ad Apollo. Poi nella estremità c'è l'aquila che ci fa pensare a Zeus, ma siamo nell'ottica della fantasia. Fatto certo è che nel mondo greco era sicuramente un legame con l'aspetto spirituale. Nel mondo romano diciamo che lo abbiamo perso, ma perché gli studi sono ancora non completi. La parte bassa, diciamo così, quella dell'umano, è incorniciata in una serie di conchiglie che si chiamano pecten, sono delle conchiglie che adesso vedrete, mentre invece la parte alta è incorniciata con delle conchiglie a murice, un po' più particolari e diverse dalle precedenti. Anzi, le murice sono quelle che danno origine alla coloritura dei tessuti. Con la murice il rosso riesce a creare una tintura in color porpora. Avete visto dentro voi? Sì, sì, sì. Con la ricostruzione. Bellissimo. Dove sta il portiglione? Il porto di Marina della Lobra, sulla grande banchina, se la percorrete tutta, a un certo punto c'è una salita verso l'altra, c'è la cabina del bagnino, che sale, se alzate gli occhi è lì a terra. Solo che il Ninfeo, quando ha ricevuto un'ondata alluvionale, una parte si è capovolta ed è rimasta in posto e l'altra è capovolta scendendo più giù di all'incirca 30 metri. Ecco perché sono stati trovati all'incirca a 15 anni di differenza l'uno dall'altro. Intanto, quando hanno sistemato la prima parte, già sapevano che doveva esserci una seconda parte, hanno lasciato lo spazio. Uno spazio che però non c'entra, deve essere allargato, deve essere ripensato, deve essere organizzato diversamente l'allestimento esterno. Ma questa è una storia che guarda al punto. La spalla, fermate l'occhio sugli intradigli e soprattutto poi su questa mobilità. È una statua di produzione campana, la pietra è campana. Abbiamo una officina grossa e importante in Baia di Pozzuoli, vicino Pozzuoli. Un'officina dove c'erano dei calchi, c'erano delle stampe, dove una serie di operai riusciva a produrre questo tipo di statue per arredare e corredare queste ville di cui era il grande pregio, era il grande bellezza. Di sicuro una sola statua in una villa non aveva motivo di esistere. Generalmente, come Ercolano per esempio, i due cervi all'ingresso, oppure intorno alla piscina tutta la serie di quelle che chiamiamo le ballerine di Ercolano. Intanto da quest'altro lato c'è un altro angoletto interessante costituito dai quattro leoni, la tomba di Deriparo, Memnon di Deriparo. Qua in gioco la nostra concittadina Paola Zancani Montini, la quale nel 1962, sapendo che tra le mani di certi personaggi c'erano questi leoni, attenzione, non è un prodotto che viene da una tomba, che è stato trovato in una tomba, era tra le mani di certe, hanno una storia straordinaria, lunghissima. Lei insiste presso la sovrintendenza per farli acquistare. La sovrintendenza li acquista per circa 22 milioni e mezzo, tutti e quattro compreso il Memnon. Al primo sguardo, al primo approccio, lei si confronta con un altro personaggio, massima autorità, Pallottino, questi sono etruschi. Allora considerate che il mondo etrusco, come ancora adesso i nostri libri storici, fanno sì che nel Basso Lazio finisce l'Etruria, mentre invece gli ultimi anni hanno rivisitato, c'è un tempio bellissimo dedicato degli Etruschi a Pompei, giusto fuori Pompei, dedicato a Dioniso, dedicato a Zeus Meliegos, in esterno alla città di Pompei, e poi anche scavando le cose già note di Pompei è venuto fuori una stratificazione osco-sannita che fa riferimento agli Etruschi. Ponte Cagnano stesso ha restituito materiale e tombe come quelli degli Etruschi, identici, stesse tombe decorate e rifinite fino a giù a Pest. Quindi questa Magna Grecia aveva la conquista di Pest. Paola Zancani Monturi fa acquisire questi leoni. Questi leoni vengono guardati e vengono spediti a Villa Giulia, che è il massimo museo italiano di storia etrusca. Villa Giulia li vede, li mette in
deposito e li tiene 22 anni in deposito. Poi vengono rivisitati, poi vengono tirati fuori, cioè li rispediscono, dice voi avete il museo, tenete da preso questi cose, perché noi non sappiamo chi manca. C'è tutta una storia, la ricostruzione, è praticamente una tomba rotonda, una collinetta circondata da questi leoni che fanno la guardia, ogni leone è differente dall'altro, la pietra è di tipo tuffo grosso, tuffo con le miniature del suo inverno, quindi di facile sportizione, i quattro leoni hanno tutti diversi, chi ha un labbro in un modo, chi la testa guarda orientata diversamente. La Zangana scrisse in una sua nota personale, che era andata persa, che questi due individui che tenevano questi leoni da Aina, stati comprati dalla sovrintendenza, erano due personaggi di Gragnano, che lavoravano come impresa ente sia nel Sorrentino che in Gragnano. E quindi in un primo approccio si era pensata ad una necropoli sorrentina, un po' strana, un po' particolare. Mentre invece lei lascia in uno scritto suo privato che ultimamente, proprio recentissimamente, è stato ripreso, guardato con attenzione e pubblicato in teatro. Cioè, questi sono due operai che stavano costruendo delle case in via Madonna delle Grazie, che è una strada che collega Gragnano a Castellano, dove già c'è di per sé una grande necropoli. Quindi questi leoni sicuramente al 99% provengono da quella situazione, il che non sminuisce il loro valore, non sminuisce il loro pregio, ma conferisce effettivamente alla ricostruzione che diventa essere corretta, ma almeno gli diamo una localizzazione, in quanto si era pensata a Tordara, la nostra strada San Martino che va in su, che anche lì c'è stata trovata la necropoli con degli superletti, ma non con tombe di questa grande importanza.